Un'altra giornata meravigliosa ci accoglie in questo tour nel Parco delle Alpi Liguri. Oggi puntiamo in alto, che dici? Conquistiamo la vetta. Andremo in cima al Monte Saccarello e speriamo di fare un bel volo di drone per farvi vedere il panorama meraviglioso che si vede da là. Andiamo. Andiamo. Ragazzi, che meraviglia! Bellissimo questo percorso, veramente. No, assolutamente ve lo consiglio, venite a farlo. Siamo al bivio del Saccarello, forse? Certo. Siamo arrivati? Oh. Quasi quasi, dai, andiamo! Dai, vediamo se ce la facciamo. Infatti. Eccoci! Arrivati! Wow! Grande! Eccoci al Redentore e purtroppo poco prima che arrivassimo la nebbia si è chiusa. Vabbè, comunque la perfezione non ci piace. E adesso il nostro tour prosegue, riscendiamo, si spera, verso il sole e scendiamo di nuovo verso Monesi per chiudere l'anello. Andiamo! Andiamo! Guarda, di là si va a Limone, ma sarà la via del sale? Sì, 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 è la via del sale Limone-Utega, una delle strade più famose d'Italia. Bello, però secondo me appunto anche quella che abbiamo fatto non ha molto da invidiare, veramente un tratto meraviglioso. Ok, si va giù a Utega. In questa fitta nebbia stiamo ritornando verso Monesi. Pensare che siamo partiti con un sole bellissimo, è proprio vero che della montagna non puoi fidarti. Sì, sì, è cambiato il tempo con una velocità veramente incredibile. Abbiamo attaccato la salita, l'ultimo tratto verso il Saccarello che si vedeva perfettamente Redentore al sole e non abbiamo fatto in tempo arrivare su, che era già immerso dalla nebbia. Comunque un giro veramente meraviglioso dall'inizio alla fine, nonostante appunto la nebbia nella seconda parte ce lo siamo goduto. A me comunque è piaciuto tantissimo anche il tratto in costa al confine con la Francia, prima di arrivare.
e anche questa bella strada che, come potete vedere, è molto trafficata. Questa è una strada asfaltata e anche questo è un... È il bello, no? È proprio un bel tratto. Va bene, sono state due belle giornate, speriamo di avervi fatto venire una gran voglia di scoprire in e-bike il Parco delle Alpi Liguri. Pubblicheremo le tracce e il percorso sulla nostra app e non avete alibi, partite! Ciao! Ciao!